Non potete immaginare quale sia la mia commozione oggi nel diventare cittadino di Napoli. Per la dedizione assoluta con cui si è attivato nel contrasto alla criminalità organizzata, al malgoverno, alle collusioni tra mafie e politica e tra mafie e istituzioni. Così si apre la motivazione con cui il sindaco Luigi De Magistris ha conferito quest'oggi, 13 luglio, la cittadinanza onoraria a Salvatore Borsellino, fratello del magistrato Paolo, che 20 anni fa venne ucciso in via D'Amelio a Palermo assieme a 5 uomini della scorta. C'è una strategia della tensione che oggi usa soprattutto altri strumenti, quelli della carta da bollo, quella dell'apparente legalità. Bisogna tenere altissima la vigilanza democratica, per questo un atto come questo ha un valore importante, perché fa schierare i cittadini, non li fa stare indifferenti. Noi oggi siamo schierati, il sindaco si è schierata la giunta, si è schierata la città di Napoli. Salvatore Borsellino è stato il promotore del movimento civile delle agende rosse, che prende nome da quel taccuino su cui il magistrato annotava i suoi appunti personali e che dopo la strage di via D'Amelio scomparve in circostanze mai chiarite. Io ritengo che la sparizione dell'agenda rossa sia stata uno dei motivi per cui sia stato ucciso Paolo Borsellino. Ce n'è più di uno, c'è la trattativa che c'era in corso a cui Paolo deve essersi ribellato e deve essersi opposto in maniera violenta e fortissima. C'è la necessità di impedirgli di andare a testimoniare a Caltanissetta. Lui nel suo ultimo discorso pubblico disse: io aspetto di essere chiamato come testimone dalla procura di Caltanissetta per dire quello che so. Alla cerimonia ha preso parte anche il procuratore palermitano Antonio Ingroia, che di Paolo Borsellino fu giovane collaboratore. Che quando vengono processati uomini dello Stato, vengono processati potenti, la storia del nostro paese è una storia in cui la giustizia non è mai stata uguale, è sempre stata più dura con i più deboli e più debole con i potenti. E credo però che negli ultimi anni la magistratura sia cresciuta e quindi non sempre è vero che lo Stato si autoassolve.